ha da passare la nottata. 3 anni dall'insediamento, 3 anni di attesa. E poi finisce che la exit strategy da default finanziario di il sindaco Costa e i suoi uffici la elaborino in appena 4 giorni. E per i prossimi 3 anni, rassicura il primo cittadino di Vibo Valentia, i conti del suo municipio, dissestati dal 21 giugno del 2013, saranno a posto. Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Promesse da conferenza stampa, al fianco della dirigente Adriana Teti. Se proprio tutto è a posto, lo diranno i revisori dei conti. Certo è che la politica che da qui in avanti attende Vibo Valentia prevede misure fiscali di contrasto all'evasione draconiane. Metteremo i cittadini in condizione di pagare, però saremo inesorabili nei confronti di tutti. No, aspetta! Ecco qua, ho questo. Per le maggiori entrate in fondo, al netto delle bollette pazze, si intende questo. E allora, nessuna pietà con gli evasori, dice il sindaco. E le minori spese? Già, perché il rientro dal buco nero delle finanze comunali passa anche attraverso queste. Abbiamo sempre garantito tutti i servizi, ma veramente non abbiamo ridotto nessun servizio. Ma mi faccia il piacere! Minore del quasi niente che l'ente spende per i pochi scadenti servizi che dà ai suoi cittadini, cosa c'è? Siamo stufi ormai della cittadinanza di Vibo e l'Interland, dove fa comune Vibo Valentia, in queste condizioni. Non chiamate la finanza creativa. Ma che cazzo stai a dire? Che sindaco e dirigente si arrabbiano. Andava a passare la nottata. Da Vibo Valentia per la Cinus 24.